Ragazzi, 5.000 like per la live reaction più assurda che abbia mai registrato, editato e portato sul canale sono d'obbligo. A voi. Pronti, partenza, via! Roma Juventus. È iniziato. Un altro angolo per la Roma. Ecco. È giusto che sia avanti la Roma, ragazzi. È giusto che sia avanti la Roma. Noi abbiamo fatto 10 minuti tremendi. Tremendi. La Roma è giustamente avanti. 10 minuti che hanno giocato solo loro. Tre angoli. Giusto che sia così. Poi abbiamo dormito anche sul calcio d'angolo. Abbiamo dormitissimo, eh. Mi ha lasciato da solo. Eravamo fermi. Giusto che siano avanti loro. C'è poco da dire. Guarda Ebro che è da solo! Ma non è rigore, ragazzi, Dio santo! La becca col piede, la buttano sul piede, va sulla mano. Non può essere rigore mai! Può essere rigore mai! Non dite puttanate! No, ma così ci svegliamo a prendere dei cazzotti in faccia, eh! Iniziamo a svegliarci! Un quarto d'ora anche non ci abbiamo capito niente! Niente ci abbiamo capito! Niente ci abbiamo capito! Niente! Ma Dio santo! Ma quanto cazzo siamo lunghi! Ma quanto cazzo siamo lunghi! La difesa è là! L'attacco è là! Scalare in pressione su Chiesa uno contro uno, se c'entra anche Cristante in quella zona. Stop e tiro! Sì, sì, sì! Chiesa di Bala! Noi dobbiamo passare da questa roba qui! Da queste fiammate qui! Perché del resto non siamo niente! Siamo solo questo! Fiammate di Chiesa e di Dybala lì davanti! E meno male che noi facciamo gol alla prima volta che tiriamo in porta sto giro, eh! Capito, perché è stato un tiro, ma uno strepitoso smone che ha fatto una grande scelta. Ginocchio. La porta sicura a prendere il pallone contrasto. Probabilmente a Chiesa gli si è girato un po' o il ginocchio, la caviglia, perché quando arrivi a tirare di interno collo, la difesa mi ha. Fede, dimmi che non è niente. Federico, dimmi che non c'è niente. Sei un guerriero, Federico, sei un guerriero. Tutto a posto, cammini. Fenomeno De Schilli. Niente, cambio, ragazzi, Chiesa non ce la fa, mamma mia. Mamma mia, 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 piange. Io temo che non lo vedremo per un bel po', Chiesa. Bentancur, mamma mia. Io ragazzi ho il vomito. Ecco, il fatto che tu non dia tutta la colpa a Allegri, tranquillissimo, anch'io la penso così. Secondo me non è tutta colpa di Allegri. Io do una gran parte di colpa alla dirigenza e ai calciatori. Poi Allegri, secondo me, è quello che nel triangolo ne ha meno. Però c'è una buona fetta anche lì, eh. C'è una buona fetta anche lì, eh. Nasconderlo. Ma capisci che doverci aggrappare al discorso con Cristiano Ronaldo, magari eravamo quarti, è come uccidere una zanzara con un bazooka. Cioè, Cristiano Ronaldo non può servirti per arrivare quarto in Serie A. Cioè, poi è ovvio che con Ronaldo saresti. Mantiene la Roma. Però lo dico tranquillamente. In questo momento la partita, che siano avanti loro, è giusto. Non nel secondo tempo, ma in generale. Se pensi a tutta la partita, è giusto che siano avanti loro. La Roma è iniziato ai 100 all'ora il primo tempo e all'inizio del secondo ne ha trovato un altro. E ora c'è da vedere, perché noi per vincere questa partita dobbiamo fare 3 gol e uno l'abbiamo già fatto. 3 gol da quant'è che non li facciamo? Facciamo in un mese noi 3 gol. Ah, tira proprio in porta addirittura Dybala, da lì. Eravamo abbastanza lontani, eh. Pensiamo. Guarda. Matthijs De Ligt! Che cazzo di forte! Questo è fallo giallo, sì, ci sta, fallo giallo. Bravo Pellegrini. Bravo Pellegrini. Bisogna fermarsi e fare i complimenti agli avversari. Perché tu stai facendo cagare e loro stanno giocando una gran partita. Quindi ti fermi, fai i complimenti agli avversari e basta. Questo è lo sport. Questo è lo sport. Come ciao scudetto, ragazzi? Ma davvero stiamo scrivendo ciao scudetto al 9 gennaio? Come ciao scudetto?
chi è che credeva allo scudetto? In che senso? Però davvero c'è da farselo scivolare addosso e accettarlo, eh? Ora c'è solo da accettare la situazione, ragazzi. Accettare che tu sei questo schifo di merda qua. Perché sei uno schifo di merda. Però se vogliamo esonerare un altro allenatore e basta, tenendo questa squadra, accomodatevi. Io se fossi un allenatore non vorrei mai allenare la Juve in questo momento. Ma chi me lo può fare di andare a allenare la Juve adesso? Quale allenatore vorrebbe prendersi sta patata adesso? Sì, ma sia allenare che giocare. Io vengo solo a prendere dei soldi adesso. Solo a prendere dei soldi. E poi davvero pareggiare sta partita, anche se la pareggi, devi vincere sta partita. Hai mezz'ora per fare 3 gol. Sono curioso, vai. 3 gol in mezz'ora. Vai, vai Juventus, fammi vedere 3 gol in mezz'ora. Fammi vedere 3 gol in mezz'ora. Indigestione di gol. Indigestione di gol. Vai Juventus, fammeli vedere. Sono curioso. Sono curioso. A few minutes later. Bravo Locatelli, bravo Morat. Bravo Locatelli, bravo Morat. E ha colpito che se vai in area di rigore. Fai gol. Cioè, al 3-2 non esulto, cioè al 3-2 non esulto, cioè, non esulto, sono contento, ovvio. Sono contento. Non è che posso esaltarmi per il 3-2. Se arriva il 3-3 magari inizio a crederci. L'ho sfidata la Juve, fammi vedere, fammi vedere. Porca di una puttana! Dai, fate esultare Kulusevski, poverino. E gol! E gol! E gol! Giallo, eh? Istante, gli hai tirato una manata in faccia, stai zitto. Attenzione, gol di De Sciglio per il 4-3. Il gol di De Sciglio per il 4-3! Il gol di De Sciglio! Il gol di De Sciglio per il 4-3! Il gol di De Sciglio! Io non ci sto credendo. Non ci posso credere a questa cosa qua. Non ci avrei dato un euro. Non avrei dato un euro, un singolo euro. Non avrei tirato fuori un euro dal mio portafoglio per scommettere su sta roba qua. Un euro non avrei tirato fuori, un euro. Trattenetevi. Trattenetevi che non è finita. Sì, ma ora torniamo a giocare, eh. Oh, abbiamo visto che non possiamo difendere con sta cazzo di squadra. VAR, rigore. Rigore per la Roma. E De Ligt è già munito rosso per De Ligt. Rosso per De Ligt anche. È già munito, rosso per De Ligt. Vai Matthijs. Che cazzo di partita è? Gliela prendi Szczęsny? Gliela prendi Castotec? Bagnato la tastiera, santo il signore. Wojciech Szczęsny! Il turbante! Di Chiellini il turbante! Eccolo Giorgio col turbante! Di fosse mi casa questa cosa! Bravo Arthur! Bravissimo! Bravo! Una statua ti faccio! Piccolo biondo! Mio angelo brasiliano! Rugani! Rugani! Quattro Chewingum mi sono mangiato in sta partita. L'abbiamo vinta! Tutto questo, la morale è...
non sfidare mai la Juventus. Nessun gatto è stato maltrattato nella creazione di questo contenuto, diglielo Ragù. Diglielo.